tra nuova live. Oggi riproviamo a riportare di nuovo Ring of Elysium. È più che altro un test che non un vero e proprio streaming, quindi abbiate venia. E vediamo se va. Tanto se voi vedete, fatemi sapere se il gioco vi può, vi piace, vi gusta, vi garba, non vi garba, vi fa schifo. Ok. Ok. Adesso perché non mi dà che sono in diretta? Ok, sta trasmettendo. Fammi vedere. Ok, si vede bene. Sembrerebbe. Adesso vediamo poi durante l'azione. Facciamo un match, vediamo. Anzi, facciamolo singolo che almeno dura di più. E vediamo. Partito subito. Ottimo, ragazzi. Ottimo, ottimo, ottimo. Un po' l'audio, vediamo come si vede. Angel Town potrebbe essere un buon inizio o un pessimo. Dai, sì, noi ci proviamo dalla cattedrale. Speriamo di spawnare anche dentro. Selection begins in 3, 2, 1. Ok, scusatevi ragazzi, no. Mi ero dimenticato di cambiare le impostazioni. Partiamo subito dal punto brutto, allora. Allora, 1 a ovest. Anzi, 2, 2 a ovest. Devo ricordarmi che a ovest ce n'è 2. E a sud-ovest è possibile che ne arrivino degli altri. Bene, bene, bene. Vediamo come va questa partita, ragazzi. Speriamo bene. Da dentro la cattedrale. Potevamo iniziare in posto peggiore, mi sa. Infatti, il nulla cosmico. Vabbè, andiamo dentro la cattedrale, vediamo se c'è qualcosa. Anche controllando la live sembra andare già molto meglio. Non scatta. Oh, la K15, siamo fortunati. Questo allora lo buttiamo, questo lo buttiamo, questo lo mettiamo qui. Partenza fortunata, ragazzi. Abbiamo trovato già la K15, un silenziatore, il caricatore esteso. Giubbotto di livello 2, che non è mai male. Un mitra che ce lo teniamo. Arriva qualcuno vicino a corpo a corpo. Anche il fall, ottimo. Fall, per chi non lo sapesse, lo utilizzeremo come un cecchino. Adesso ci mancano solo le ottiche. Abbiamo trovato un cacio. Bellissima, bravo. Non sono mai andato qua. Sopra, non ci siamo mai. Questo ce l'abbiamo, quello l'abbiamo messo. Per due magari lo mettiamo a questo. Questo lo mettiamo a questo. Questo ormai dai lo buttiamo, non ci servirà a niente. Questo lo mettiamo qui. Via, via. Un fumogeno lo prendiamo. Ah, non sapevo, vabbè. Vediamo tutta la vallata, quasi. Andiamo a prendere ancora qualcosa, vogliamo. Ci sparano di già, ragazzi. Ma non ho capito da dove. Colpi da questa direzione.
Abbiamo anche del metodo. Casco di livello 2, ottimo. Quello ce l'abbiamo già. Eccolo lì, ragazzi. Ciao. Ok, è andato. Cosa aveva? Bende e colpi che li abbiamo sprecati. E granate, che le granate servono sempre. Tra l'altro la zona pirotecnico che è lì vicino, quindi possiamo anche perdere un po' di tempo qua dentro, direi. Altre risorse. G28 o FAL? Vabbè, dai, teniamoci il fall. Altri colpi. Mamma mia, pieno di G28 in sto posto. Ah, mo tanto abbiamo. Ci servono bombe fumogeni, possono sempre servire. Servirebbe solo un per 4, un per 8, non farebbero schifo. Vai, chiedi e ti sarà dato. Ottimo. Potevamo chiedere di meglio. Cioè, di meglio c'era solo il per 8, ma va benissimo così. Lì c'è un veicolo. Di livello 2 ce l'abbiamo già. Sta a posto, posso. Siamo a posto, abbiamo 300 colpi. Ce ne abbiamo più che in avanzo, ragazzi. Prendiamo la macchina e andiamo verso la zona sicura, che come ho detto non è nemmeno così lontana. Potevamo andarci anche a piedi, ma già che ce l'abbiamo, andiamo. Distruggiamo, l'unica cosa è che siamo molto vulnerabili. Oh. Colpi non ce ne facciamo nulla. Anzi, ragazzi. Le bende le prendo volentieri. Ragazzi, visto che lì ci mettiamo sdraiati qua, tiriamo fuori il drone e vediamo. Vediamo come la zona. Questo qua è un drone che identifica gli avversari se sono nelle vicinanze. Eccolo. Pinghiamo, ok. Eccolo lì. Ottimo. Ops, sbagliato.
ma eccolo qua. Andato, ragazzi. Cavolo, è finito il corpo. Volevo vedere se aveva. Un per due, no, non ne aveva. C'aveva solo 20 bende. Che dai, prendiamo. E basta. Allora, la zona si restringe ulteriormente, quindi corriamo su. Jetpack campo aperto. Adesso lo prendiamo. Anche questo, no? Medikit verso fine partita ti salvano il culo. Ricarichiamo anche con questo. Siamo fuori dalla zona sicura. Fuori dalla zona sicura. Una sicura è lì. Quindi la gente dovrebbe arrivare da qua. Ne planiamo nella zona sicura. Adesso ci imboschiamo poi. Spari. Però non riesco a capire da che direzione arriva. Che siamo in posizione sopraelevata, controlliamo. Usiamo il drone, ispezioniamo la zona, vediamo prima di tutto se non c'è nessuno vicino a noi. Poi cerchiamo di capire da dove arrivavano quegli spari. Niente, ragazzi. Ah, forse dalla città. Apparentemente non c'è nessuno vicino a noi. Io me ne starei ancora qua sul confine. Tanto dovremmo essere in una zona sicura. Ok, dobbiamo andare. Oh, l'airdrop. Ah, di qua.
caso di sentire un rampino. Andiamo, quello lì è un airdrop, ragazzi. Si trova dentro roba buona, ma eccolo lì, visto che c'è. C'era qualcuno che l'ha visto. Vediamo se c'è qualcun altro. Sembrerebbe di no. Vediamo, proviamo. Non dovrebbe arrivare nessuno. Mamma mia, per 8 munizioni. Non potevamo chiedere altro. Adesso mettiamo qui. Casco non serve a niente, lo scarcio lo potremmo anche prendere, ma... Al posto della K. Sì, dai, facciamo anche sto che lasciando. Intanto... Mi campa apertissimo qua, ragazzi, non mi piace per niente. Vediamo da quelle rocce lì sopra, che almeno siamo poco aperti. No, non ci sta sdraiato qua, troppo. Spezziamo il simone. Noi siamo qui. Ok. Uno laggiù.
Ci tocca andarlo ad uccidere. Dai. Già si è giocata male, ragazzi. Sappiatelo. Ok, è andata. Ti porta a casa la vittoria. Oh, vittoria eclatante. E grazie per il nuovo follow. No, anzi, per il raid. Grazie, Manu. Grazie mille. Come stai, carissima? Guarda, ne faccio subito un'altra. Grazie anche a Dragon19TT per il follow. Come stai, Manu? Un attimo che non mi carica la chat. Adesso vi leggo tutti. Alex, buonasera, buonasera a tutti. Adesso parto di su. E niente, non me li fa fare. Buonasera, buonasera. Voi lo conoscevate, sto gioco? Ci avete mai giocato? Su. Ciao Manu, grazie mille per il re, troppo gentile So action sei. begins in 3, 2, 1. Come va, ragazzi? Guarda, questo qua è un bellissimo gioco di Battle Royale. Ci mancherebbe, Manu, grazie a te. Solo che adesso sono con lo schermo strano per registrare sto gioco che dà dei problemi. Vi dicevo, l'avete mai provato? È un Battle Royale molto realistico, secondo me molto meglio di PUBG. Si sceglie il punto di partenza, si può giocare a squadre o in solitario. Questi qui sono i mezzi speciali per mobilitarsi, poi si ha anche dei poteri speciali tipo il drone che fa ricognizione. Ah, tutto bene, sto per scendere il cane. Vabbè, anche lui ha bisogno di fare i suoi bisogni, giustamente. Ci mancherebbe. Grazie ancora che sei passata a raidarmi, ci mancherebbe. Grazie mille. Adesso cerchiamo qualche arma perché sennò quei due là ci triturano. Abbiamo trovato un'ottica, un per due, che sarebbe anche buono se avessimo un'arma su cui attaccarlo.
Perfetto, adesso abbiamo l'arma su cui attaccarlo. G36, un'ottima arma. Un po' di cure. E pushiamo. Loro saranno lassù quasi sicuramente. Di noi vogliamo nella parte alta. Così da vederli per primi. O almeno sperare di vederli per primi. Arraffiamo un po' di cose che sono sempre buone. Oh, il cecchino abbiamo trovato. Ottimo. Il super cecchino. Aspetta che questo lo buttiamo. Siamo per due qua. Ricarichiamo, che se incontriamo qualcuno lo sciogliamo. Vai tranquilla, Manu, grazie mille, anzi, grazie del pensiero, ci mancherebbe, carissimo. Un giubbotto non ce l'abbiamo, eh. Un giubbotto non l'abbiamo. Eccolo lì uno. Mamma mia, ci ho fatto malissimo. Grazie, tizio. Ci hai portato roba molto utile. Tra l'altro, colpi per questo che ci servono per il P90. Ok. Se li buttiamo. Dai, uno l'abbiamo ucciso, ragazzi. Siamo già un passo avanti. Adesso, in effetti, avete... Curiamoci che non ho visto. C'è qualcuno già che ci ha avvistato e ci stava sparando. Ricarichiamo. Dove cacchio era? Qua da qualche parte, ma non capisco dove, ragazzi. Meno male che ha smirato. Grazie, James. Hola a tutti. Mamma mia. Come vedete, è molto frenetico sto gioco. Non c'è un attimo di tranquillità. Qua ci è andata bene che quello lì c'aveva il bazooka e ci ha lisciato clamorosamente, ci ha preso di striscio, se no ci faceva un mazzo tanto. L'MG4 assolutamente sì, tutta la vita, posiamo via sti colpi brutti. Portiamo via tutta sta roba che non ci serve. Remington. Potrei anche usarlo, ma c'ho il super cecchino. Azza, me lo tengo. Ciao, sono arrivata con mano. Stavo servendo i clienti. Grazie mille. Grazie anche a James. Facendo un po' di provveduto. Guarda, fai un po' di su te perché io me ne sono persi un casino a sto giro. Sono veramente pessimo. Poi per registrare ho messo una modalità strana. Non riesco bene a vedere la chat vecchia. Grazie mille. Fai un su a Manuela del Drago. Fai un su anche a Manuela. A tutti quelli che sono arrivati col raid. E ri li ringraziamo tutti. Andiamo. Orca loca. Siamo distantissimi, ragazzi. Dobbiamo planare via qua al più presto. Cerchiamo. Ok, la barchetta è lì. Dobbiamo andare via, assolutamente, che sennò qua ci moriamo, non male, ma di più. Ok. Dobbiamo scappare che praticamente questo qua, a differenza degli altri pub, in questo qui che si chiama Ring of Elysium, c'è il vulcano che erutta.
E quella zona gialla è dove arriva il flusso pirotecnico, comunemente detta lava o comunque la fuliggine, che ci brucia. Quindi noi dobbiamo andare nella zona sicura, cercare di sopravvivere e prendere l'elicottero. Come vedete c'è la balena, là ci si può andare anche sopra. Molto bello come posto, caratterizzato, guardate, il fondale cristallino. Sì, ci sono i vari mezzi, dal motoscafo a mezzi terrestri. E molte armi. Qua adesso noi abbiamo l'MG, il G36 e il super cecchino M82A1. Quello lì è veramente forte. Anzi, mi sa che no, una capatina lì la facciamo dopo. Adesso proviamo ad atterrare lì nella città e speriamo che non ci massacrino. Sa che atterro di qua, poi al massimo attraversiamo dopo. Qua siamo nella zona sicura, ragazzuoli. Atterraggio perfetto. Più o meno. Andiamo un attimo nella città, ragazzi. Dobbiamo cercare un'armatura che non ce l'abbiamo. Se ci tirano un colpo, schioppiamo come dei canarini. Dai, l'elmetto. L'armatura. L'armatura, proviamo. Aia. Ecco l'armatura, però almeno l'abbiamo trovata. È di livello 1. Era la porta aperta, quindi dobbiamo stare attenti. Qua c'è il Man in Black. Non abbiamo l'ottica per quello là. Molto male. Come va? Come va a te, James? Cosa ci racconti? Guardate, adesso facciamo una mossa un poco rischiosa. Sì, sono riuscito a risolvere i problemi del lag. Sono riuscito a capire co cos'era. Ho guardato su internet un po' di video di spiegazioni di che cosa poteva essere che dava problemi di registrazione. E sono riuscito a sistemarlo. Anche perché mi sembrava impossibile che laggasse quando il gioco girava bene, gira perfettamente. Niente, non abbiamo visto nessuno, nulla cosmico. Diamoci un attimo un'ultima cura e adesso andiamo. Ci muoviamo ragazzi perché sennò il flusso pirotecnico ci colpisce. Piroplastica, anzi. Mamma mia, meno male che questo qua era grammo. Mi ha fatto prendere un infarto. Ottimo, per 4 eppure. Sa che farei anche questo, no? Aia! Via. Abbiamo sbagliato. Primo errore. Prima guardarsi in giro, poi prendi il loot.
Dove cavolo è andato sto tizio che ci ha sparato lì? Aia! No, arrivo. E niente, ragazzi, ci ha triturato Aurin, ci ha preso da dietro, non ce l'aspettavamo e siamo morti male. Il drone non potevo perché l'avevo già utilizzato. Mannaggia. E così siamo morti, malissimo. Vabbè, succede anche questo, ragazzi. Gli inconvenienti della diretta. Grazie comunque ad Alex513 per essersi iscritto, che me l'ero perso. E niente, guarda, è andata così. C'è qualcuno da raidare? James, te per caso c'è qualche tuo amico da che sta per andare in diretta? No. Se qualcuno di voi ha qualche suggerimento, è ben accetto, che tanto devo chiudere. Vediamo. Scusate. Vediamo chi c'è in live. Adesso. Potremmo farlo. Dai, su James, suggeriscimi tu qualcuno che facciamo un bel raidino. O anche te, Manu, se c'è qualcuno da suggerire. Manuele del Drago, dimmelo pure che lo raidiamo. Ringrazio ancora Alex e le due Manu al quadrato per il supporto. Vai, sparate pure un nome. Qua la partita si fa emozionante, ma ritornerò più tardi perché adesso mi è uscito un impegno imprevisto, quindi qua potrebbe essere un possibile personaggio che appena lo carica. Abbiamo le skin delle armi, che non so per quale arcano motivo non sta caricando. Ah, allora raidiamo Ferbus. Potrebbe essere così. Derot. E dai, è così, ragazzi. Grazie a tutti per essere passati. Adesso andiamo a raidare il nostro caro amico Ferb, che tanto gli farà piacere.